Carlone, Carus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta. Va bene. La Daga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa Vitrotti. Allora, abbiamo 19 consiglieri presenti, assente la Presidente Fantino, più 5 consiglieri, quindi c'è il numero legale per poter aprire il Consiglio. E nomino qua gli scrutatori, consiglieri Carrus, Caccamo, Lozzi. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, con previa comunicazione alla Presidenza, grazie. Prima di procedere all'ordine del giorno, credo che sia giusto in quest'Aula oggi ricordare una persona che ieri è scomparsa, che ha fatto l'assessore Comune di Roma, Mirella Gramaglia, una donna coraggiosa, capace, competente, che tra l'altro, diciamo, facendo l'assessore al Comune di Roma, ha istituito lo 060606, uno di quei servizi che, diciamo, in questi anni credo sia stato molto utile, quindi credo sia giusto ricordarla in quest'Aula, grazie. Allora, procediamo con l'ordine del giorno. Primo punto, abbiamo la mozione presentata l'altra volta ai sensi dell'articolo 58 relativa all'inserimento del municipio settimo nel circuito dell'installazione di apparecchiature atte al trattamento e all'erogazione di acqua potabile a pagamento, firmata da diversi consiglieri. Vorrei chi è che presenta l'atto? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Si tratta, si tratta di un tema, quello della valorizzazione dell'acqua pubblica, che e soprattutto valorizzazione nel senso di utilizzo da parte dei cittadini, non nel senso in cui oggi si adopera questo termine, ovvero si valorizza nel senso di dare l'acqua alle multinazionali, e valorizzazione nel senso che i cittadini possono godere di questo valore pubblico. Se ne era parlato anche nella commissione urbanistica ed ambiente, e si era già prodotto ed era arrivato a questa assemblea consiliare anche un documento, quello sullo smaltimento dei rifiuti, che sollecitava da parte del nostro municipio il comune a adottare una serie di misure. Tra queste misure c'era per l'appunto l'adozione di strumentazione su strada o su luoghi pubblici atta, strumentazione in luoghi pubblici atta all'erogazione di acqua minerale o acqua naturale,
in maniera tale da evitare lo smaltimento di grandi quantità di plastica ed il trasporto e l'inquinamento su strada. E nella risoluzione approvata più o meno all'unanimità da questo stesso municipio si chiedeva anche misure analoghe per quanto riguarda della strumentazione su strada atta alla ricezione e al riciclo di rifiuti, in cui venissero poi erogati dei bonus al cittadino in cambio dello smaltimento di rifiuti quale plastiche, vetro, carta e così via. Allora, su questi argomenti dunque si è lavorato in grande armonia, in grande concordia nell'ambito del... Presidente, io continuerei volentieri, ma continuo appena mi è posto, perché perdo il filo un attimo. Prego, consigliere Tutino, per favore. Prego. Grazie. Prego. Ecco, questo stesso municipio ha puntato, a partire da quella risoluzione sullo smaltimento dei rifiuti, sul chilometro zero, sul potenziamento delle possibilità da parte dei cittadini di accedere all'acqua pubblica anche attraverso acqua depurata, gassata, mineralizzata, senza passare attraverso il circuito del trasporto delle acque che vanno dalle Alpi fino al sud dell'Italia, che è estremamente inquinante da un punto di vista dei trasporti, e che chiaramente va contro il concetto del chilometro zero, contro lo sviluppo sostenibile, e che provoca una grande produzione di rifiuti. Questa sperimentazione nell'ambito delle acque è cominciata anche con un circuito della CEA, e quindi questa mozione ex articolo 58 chiede che urgentemente il municipio si attivi per inserire anche il municipio 7 in questa sperimentazione, in maniera tale che il municipio più grande di Roma entri in questo circuito anzitutto culturale, ma poi anche economico, ma poi anche di produzione inferiore di rifiuti, o meglio, qui si tende ad azzerare la produzione di rifiuti, e che dunque entri in un concetto di vivibilità della città diverso. Questa è la... sono le motivazioni della mozione. È stata condivisa da diversi consiglieri, anche da quegli stessi consiglieri che nell'ambito della Commissione Ambiente avevano lavorato all'atto approvato da questo Consiglio che andava in questa direzione. Quindi l'auspicio è che ci sia una larga, una larga partecipazione a questa a questo intento. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tutino. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Lancia, prego. Sì, siccome per votarla noi vorremmo inserire una riga all'interno della mozione, perché vorremmo dare la precedenza ai mercati rionali coperti. Questo aiuterebbe i mercati a riattirare i clienti, sarebbe anche il luogo frequentato e controllato per impedire il danneggiamento. Se è possibile avere una sospensione per valutare questa cosa. Allora, credo che si possa accogliere questo invito, quindi sospendo un attimo, sospendo 10 minuti il consiglio. Gli estensori della mozione con la proponente possono incontrarsi e vedere se si può sistemare. Allora, consiglio sospeso 10 minuti. Testo modificativo? Come facciamo? Un attimo. È stato concordato questo testo modificativo? Lo leggo. Se vuoi leggo io di là, no? Senza male. Allora, invito i consiglieri a prendere posto. E rispetto al testo che era stato consegnato tra i proponenti e altri consiglieri, è stato concordato di modificare nella parte risolutiva, se leggo bene, due punti. Allora, di aggiungere
Allora, primo, a promuovere l'inserimento di tali apparecchiature ITEC a partire dai mercati rionali del municipio. Secondo, ad attivarsi affinché le apparecchiature già previste da Roma Capitale con ACEA vengano installate una nell'ex nono municipio e una nell'ex decimo municipio. Io forse, se permettete, aggiungerei almeno una, forse è meglio. Allora, quindi queste sono le modifiche concordate, quindi riapriamo la discussione. Chi vuole intervenire è pregato di prenotarsi. Trovo questa iniziativa meravigliosa, bellissima, lodevole. Però perché non è passata in commissione? Perché mozione ex articolo 58? Cioè, non mi sembra che ci sia la siccità nella nostra città e quindi dobbiamo assolutamente montare queste macchinette di acqua. Non trovo. A me sarebbe piaciuto che in commissione, visto che ci sono due presidenti di commissione firmatari, l'avessero portata in commissione. Non l'avremmo discussa perché è una cosa giustissima, ma avremmo pianificato insieme dove posizionarle, come montarle, a chi dare magari, perché la CEA mica lo gestirà lei. La CEA darà in subappalto il funzionamento di queste macchinette. Sì, ecco, funziona così, scusatemi. La CEA non è che da sola fa le cose. Ci sono subappalti di subappalti di subappalti. Ora la CEA tutta una volta gestisce personalmente il funzionamento delle macchinette. No, io sono veramente, tra virgolette, arrabbiata, perché non mi piace che queste cose importanti passino per mozioni articolo ex 58. Cioè, sono delle cose così interessanti da poter portare in commissione. Se no poi alla fine, in consiglio, noi portiamo tutte mozioni ex articolo 58 perché nelle commissioni non sappiamo che fare. Allora, non facciamo commissioni, faremo sempre consigli e ogni volta faremo mozioni ex articolo 58. Quindi se dobbiamo prendere questa strada, allora decidiamola insieme e decidiamo. Non si fanno commissioni. Premessa, sono favorevole, però non mi è piaciuto come è stata trattata. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lanotte. Altri interventi? Consigliere Raddaga, prego. Grazie Presidente, io volevo soltanto spiegare e rispondere anche alla consigliera Lanotte che mi ha preceduto, che con questa mozione non è che si decide la sperimentazione sull'acqua su Roma, cioè questa è una cosa che è partita da ACEA ed è partita sulla città, come spesso avviene, insomma, forse coinvolgendo poco i municipi, facendo poco lavoro di coordinamento poi con il territorio. Ma visto che la sperimentazione era già partita ed era già stata decisa la modalità di intervento, semplicemente abbiamo cercato con rapidità e velocità, quindi con una certa urgenza, di chiedere che anche il nostro municipio fosse incluso in questa sperimentazione, che, come diceva giustamente la consigliera Lanotte, è una cosa buona, giusta e ci sembra molto utile ed interessante per il risparmio di bottiglie di plastica che potrà portare, per il risparmio sulle famiglie, insomma tutte quelle cose che il Roma Capitale ha ben spiegato sul sito presentando l'iniziativa. Quindi non c'era nessuna volontà di esautorare commissioni, nella quale tra l'altro nella commissione prima si era già parlato di argomenti del genere un po' di mesi fa, di questo, dei rifiuti, quindi di argomenti di argomenti del genere, non certo della sperimentazione dell'acqua con le nuove macchinette ACEA. Però mi sembra che con mozioni ex articolo 58 abbiamo discusso di ben altre cose, programmando, progettando, richiedendo cose insomma di ben altra importanza. Qui semplicemente c'è una cosa che sulla città è già partita, una cosa che a nostro modo di vedere era interessante ed utile, e abbiamo detto sbrighiamoci a chiedere
che il nostro territorio sia compreso più velocemente possibile, non c'era nessuna volontà di altro genere. Ecco, questo era l'unico motivo per cui abbiamo pensato di portarla con un articolo 58 in consiglio, esclusivamente per accelerare una procedura che è già partita, è già stata programmata, è già stata elaborata, e abbiamo chiesto: signori, includete anche il nostro municipio, perché ci farebbe molto piacere avere queste apparecchiature installate anche da noi. Grazie. Grazie a lei, consigliere Altaica. Consigliera Lozzi, prego. Allora, io su questa, condivido il tipo di attività proposta, insomma di iniziativa proposta, perché è anche nel programma del Movimento, però appoggio anche ciò che è stato detto da consigliere Lanotte, perché siamo arrivati a dover rincorrere una proposta di ACEA perché abbiamo lasciato a metà un lavoro iniziato un anno fa in commissione. Un anno fa in commissione, in quella mozione, risoluzione per la differenziata, erano stati elencati tutta una serie di obiettivi da raggiungere, tra cui anche questo. Io personalmente mandai sempre un anno fa i link relativi ai progetti presentati e attivi già in altri comuni, mi sembra, non mi ricordo se a tutta la commissione o solo al presidente, dopodiché lettera morta. In questo municipio il problema grande è proprio questo, che noi rincorriamo ciò che viene fatto dagli altri e non preveniamo mai nulla. Ci sono tantissime cose che si possono fare su questo territorio sedendosi a tavolino, valutando gli obiettivi che vogliamo raggiungere, discutendone e per una volta essere propositivi e non semplicemente delle persone che rincorrono e chiedono di essere inseriti. Siamo il municipio più grande di Roma, potremo delle volte essere quelli che fanno proposte e non quelli che le rincorrono. Naturalmente voteremo favorevole perché è lodevole, però probabilmente dovremo sederci nelle commissioni, valutare cosa vogliamo per questo territorio e fare noi le proposte e i progetti senza doverci inserire in corsa nei progetti degli altri. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, parole di buonsenso. Ringrazio la consigliere Lanotte, noi pure abbiamo dovuto inseguire con due aggiunte alla mozione ex articolo 58, per cui secondo me potremmo chiedere se i due presidenti vogliono adoperarsi, perché non è che ci sia tutta questa fretta. Il Comune di Roma ha già predisposto l'inserimento nei municipi a campioni, due per municipio, e di fare una risoluzione completa, complessiva, dove decidiamo se i mercati. È vero che noi poniamo il problema dei mercati, però ieri sera discutendo sull'argomento c'è qualcosa che dovremmo approfondire, perché si potrebbero creare conflitti di interessi rispetto a quello che Roma ha di meraviglioso rispetto all'acqua, al bene comune. Quindi siamo d'accordo, voteremmo naturalmente la proposta di mozione ex articolo 58, però se i presidenti hanno buon senso di ritirarla, e io ne sarei contento, perché potremmo assolutamente fare una risoluzione in cui mettiamo... io ho fatto del pronto soccorso. Scusate, per favore, consigliere Ciancio, prego. Io dico questo, che a fronte di... Per favore, consigliere Ciancio, prego. Io... Non più di una settimana fa ho portato una mozione ex articolo 58 per le graduatorie dei supplenti precari, quelli dell'ex decimo, ma non è che si definiscono ex decimo o ex nono, arrivano da Napoli, da Salerno e da Reggio Calabria e sono tutti lavoratori. Bene, tali emendamenti sono stati non votati in aula e quindi non voglio dire nulla. Quindi se c'è il buon senso di dire vogliamo fare una risoluzione urgente in cui a fronte delle installazioni che farà ACEA 2 non riusciamo a strappare 5, è un lavoro ben fatto in cui indichiamo puntualmente dove dovranno essere ubicate. Io sono uno dinamico, anche a 90 anni ho il coraggio di cambiare, avrò il coraggio se ci arrivo di cambiare.
fermezza nelle posizioni mi sembra assurda, e domani se mi convince il consigliere Stiritano che una posizione è sbagliata, io sono contento di dire ho sbagliato. Qua se c'è qualcuno che fa una cosa errata e fa delle fughe in avanti non ha il coraggio di dire si è sbagliati, fine. Del resto, se quest'Aula dirà che la tale mozione dovrà essere votata e quindi dalla votazione dei in aula risulterà questo, siamo ben lieti di votarla, però è un pronto soccorso come al solito, stiamo inseguendo e ci stiamo un po' adeguando a quello che stanno facendo un po' negli altri territori. Grazie. Consigliere Benassi, prego. Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque, mentre eravamo riuniti di là per la modifica della mozione, e dato che anche il consigliere che ha appena parlato ha partecipato a questa riunione, io ci siamo già detti in Camera Caritatis che questa mozione non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza, cioè si presume che se a questa mozione verrà data risposta positiva, successivamente in commissione verrà discusso il come, il quando e il perché. Per cui francamente non vedo perché questo tipo di comprendo e non comprendo le, diciamo, non dico le accuse ma le osservazioni fatte da alcuni consiglieri rispetto a un voler scavalcare la commissione, e non so se questo dipende dal fatto che questa mozione è stata firmata da alcuni consiglieri, cioè vorrei capire quando una cosa vale, non vale e per chi vale. Tutto qui. Grazie. Allora, consigliere Stiritano, prego. Sì, brevemente, Presidente. Grazie. Ecco qua. Buongiorno a tutti, grazie Presidente di avermi dato la parola. No, io sinceramente non volevo intervenire, ma si sente? No. Cambio microfono. Ah, ecco. Allora, Presidente, direttore, consiglieri, non volevo intervenire perché sinceramente parlare di acqua è importante. Io poi ricordo a questo consiglio che noi abbiamo fatto una battaglia contro l'ACEA che voleva privatizzare l'acqua. Questi signori consiglieri sono prove tecniche di trasmissione, prove tecniche di privatizzazione. E posso capire un municipio di centrodestra, ma questo fortunatamente è stato sempre un municipio che, alcune volte non condividendo, ma sempre vicino al popolo, vicino alla povera gente, non vicino a Caltagirone, Todi, Scarpellini, eccetera, eccetera. E siamo stati sempre riconosciuti come il consiglio del popolo, non dei poteri forti. Questa è una grande cosetta, per non dire altro, in confronto a quello che succede in questo quadrante. Adesso che stamattina parliamo di una mozione, articolo, c'ha ragione la consigliera Lanotte. Non condivido niente politicamente consigliera Lanotte, però ha ragione. Ha ragione quando dice che una mozione così simpatica, mo io capisco che l'assessore Masini con la CEA si sta spostando un po' stranamente, però se l'assessore Masini aggiustasse le fontanelle del territorio, mettesse delle fontanelle in più nel territorio, guardasse tutte quelle fontanelle attappate, secondo me farebbe sicuramente un buon lavoro. Questa a mio parere è una stupidaggine, è una stupidaggine che va a creare, poi in un territorio dove ci abbiamo tre fonti di acqua minerale, Egeria, Capannelle e Appia, che questo consiglio conosce molto bene i problemi dell'acqua minerale Appia. Ci abbiamo fatto nottate, giornate, consigli, giù, e ancora non abbiamo risolto il problema, Presidente, Direttore. Perciò io inviterei il consiglio a ritirare ai firmatari di questa mozione, che mi sembra una cosa, una fuga di farsi notare per questa cosa. Questa cosa è una cazzata bella e buona. Perciò, scusate, per favore, scusi Presidente, consigliere Stiritano, mi scusi, termini credo, mi scusi, ha ragione, vanno evitati, ha ragione, le chiedo scusa, ma ogni tanto. Perciò ecco, li inviterei i firmatari, non
non fare queste denunce inafanti, ha ragione la consigliera Lanotte, questo qui è un percorso che si potrebbe fare in commissione, spiegare che non ci serve, ci serve che dentro il parco degli acquedotti ci siano più fontanelle, ci siano che dentro il parco degli acquedotti le aree cani siano sistemate bene, ci servono che manca l'acqua dentro l'area cani del nostro quartiere, del nostro di Capanella, e noi gli mettiamo fine, gli vogliamo mettere frizzante ai cani? E per cortesia, perciò serenamente e pacatamente vi prego di vi invito i consiglieri di ritirare l'atto, di ragionarci meglio, di dire alla CEA no, di mettere questi casermoni che fanno risparmiare 5 centesimi, ma non lo so, no? Con 7 centesimi, con 10 centesimi la prendi a Capannelle, che è più vicina, sta nell'ottavo municipio, però. Perciò, e chiudo e mi scuso dell'aver usato qualche tono un po' alto, però vi prego di non fare cose che non servono a niente. Grazie. Consigliere Catus, prego. Presidente, assessori e colleghi consiglieri, io non volevo intervenire, però semplicemente vorrei chiarire una cosa. La proposta di oggi non è in contrasto né tantomeno in conflitto con quello che è già esistente sul territorio, e semplicemente, come ha già detto qualcuno precedentemente, l'idea di promuovere e di inserire il settimo municipio all'interno di questo circuito. Poi se noi abbiamo problemi all'interno del Consiglio, non so che dirvi, perché all'interno del Consiglio ci sono tutti i consiglieri presenti nelle commissioni. Non sempre il lavoro delle commissioni è semplice, e non sempre, perché altrimenti stiamo dicendo una stupidaggine, all'interno di questo Consiglio si sono votate cose di cui non si sta discutendo in commissione o non si sta parlando politicamente. A questo non è stato ritenuto in altri momenti una cosa errata. Perché? Perché giustamente c'è anche la libera iniziativa politica dei singoli consiglieri. Io faccio un esempio: dai patrimoni immobiliari, di cui il comune se ne stava già occupando, il censimento, che sicuramente è un problema importante nel nostro territorio, riportarlo qui. Si è considerata l'idea di fare un passaggio in più e di sottoporre all'attenzione del Consiglio un tema. Che non vuol dire non discutere all'interno delle commissioni, che non vuol dire poi trovare delle proposte che si possono riportare all'interno delle commissioni. Così come in altri temi che abbiamo affrontato all'interno di quest'aula. Scusate, no, per favore, no. Su. Io, a me mi dispiace, non è una polemica, è semplicemente un'osservazione. Cioè, io non considero sbagliato chi ha portato in quest'aula degli argomenti di discussione politica su temi su cui magari già si stava discutendo o su cui magari ancora non si era arrivata a una risoluzione all'interno delle commissioni. Cioè, in commissione sesta parliamo della sicurezza da gennaio, eppure abbiamo portato in questo consiglio delle mozioni. È corretto, così come è corretto quelle che sono state fatte precedentemente. Io penso che sia un elemento lecito da parte di tutti noi portare all'attenzione del consiglio una discussione, che non vuol dire risolvere, perché sappiamo tutti che una mozione non è un elemento di risoluzione, è portare all'attenzione di tutti quanti un tema e richiedere che il municipio settimo sia inserito all'interno di questo circuito. Non credo, insomma, come una delle firmatarie, non credo di aver arrecato qualche danno di discussione o limitato la discussione all'interno delle commissioni di questo tema. Penso che possa essere portato all'attenzione, come dicevamo prima anche qualche consigliere, si è già discusso, probabilmente la discussione si è anche arenata, riportiamola alla luce, riaffrontiamola anche nelle commissioni, tirando fuori questo elemento che è di questi giorni. Non ci vedo nulla di male, probabilmente è una mia visione politica, però insomma non penso che chiedere che il municipio sia parte di questo circuito crei problemi alle realtà locali già esistenti, ai Nasoni o a qualsiasi altra tipologia di discussione politica. Tutto. Consigliere Matrone, lo prego. Buongiorno a tutti. Allora, sì, ho sentito questi interventi molto interessanti, però quello che leggo in questa mozione, che come ha detto il consigliere Seridan, non abbiamo tre sorgenti qua, forse anche quattro, perché abbiamo anche la San Pietro, che diciamo è limitrofa, quindi
Scrivere il lo sfruttamento delle fonti del trasporto creerebbero problemi, giusto? Significa creare una crisi dove già c'è. Si parte dall'acqua pubblica, perché dice referendum dell'acqua pubblica che non c'entra niente, perché se noi dobbiamo fare una mozione che riguarda la somministrazione di acqua frizzante, se vogliamo chiamarla acqua frizzante, a un costo bassissimo, non so perché dobbiamo agganciarci subito con l'acqua pubblica, perché dobbiamo dire lo smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti non è che si combatte mettendo 2 fontanelle o 4 fontanelle o 10 fontanelle. Lo smaltimento dei rifiuti per la plastica si può combattere anche diversamente. Perché non ritornare nuovamente all'utilizzo delle bottiglie di vetro? Col vuoto a rendere. Si faceva tanti anni fa, tanti anni fa, e funzionava. Poi è arrivata la plastica e la plastica ci ha creato un po' di problemi, è stato tolto il vetro, è arrivata la plastica, tra la plastica e il vetro è entrato il cartone, vedi il vino, vedi il latte a lunga conservazione e via dicendo. Adesso noi arriviamo con questa mozione molto 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 politica, perché secondo me non punta, non c'entra l'obiettivo che è quello di somministrare al quartiere o ai quartieri l'acqua frizzante, no, questo ti parla di referendum acqua pubblica, smaltimento dei rifiuti, problemi di trasporto, sfruttamento delle fonti, cioè significa sfruttamento delle fonti che noi dobbiamo bloccare lo sfruttamento delle fonti perché dobbiamo creare ulteriore disoccupazione, perché dobbiamo mettere fontanelle. Allora, o è sbagliata questa mozione? Perché secondo me è sbagliata, perché inserire una mozione e votare una mozione dove qua sono venuti gli operai dell'Appia perché stavano in seria crisi e adesso gli diciamo lo sfruttamento delle fonti e il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, credo o siamo pazzi o siete pazzi, ma credo più siete, non siamo. E quindi andiamo avanti così. Io mi ricordo che già nell'alta consigliatura si era parlato di acqua frizzante con gli erogatori in prossimità dei mercati, e uno dei mercati individuati era il mercato Tuscolano Terzo. Se ne è parlato, credo che sia stato fatto un qualche consigliere anziano, credo che mi possa illuminare, consigliere Poli, credo che se ne è parlato abbondantemente dell'acqua frizzante degli erogatori che mettevano in prossimità delle fontanelle dei Nasoni. Se ne è parlato, si è fatto, però non si è fatto nulla. Però, a parte questo, ritorno, almeno la butto lì, poi è normale che nessuno la prenderà. Per me dovrebbe rifare un passaggio in commissione, la commissione competente, dove dovrebbe veramente essere accentrato il problema. Il problema non è il problema dello smaltimento, dello sfruttamento delle fonti, del trasporto, no. Il problema è un altro. Noi dobbiamo mettere gli erogatori a costo quasi zero, perché questa è la realtà, costo zero, perché verrà a 0,5 centesimi al litro, quindi una cosa del genere, quindi è una cosa proprio minima. Però mischiare che mettiamo questo per lo sfruttamento delle fonti, per lo smaltimento dei rifiuti, quando ci sono altri sistemi per lo smaltimento dei rifiuti. Vi ricordate quando parlammo di raccolta differenziata? Io fui il primo a dire che quella risoluzione era, non dico la parola che ha detto Stelitano, ma è quello l'indirizzo, quando si parlava di rifiuti particolari o roba varia, si parlò dei cespugli in prossimità dei cigli, però non si parlò della plastica, si parlò soltanto della raccolta differenziata e giù per lì. Però del vetro, di trasformare la raccolta dal vetro all'acqua, cioè tra il vetro alla plastica, non se ne è parlato mai. Forse, anzi, dirò molto di più, perché con il vetro possiamo tranquillamente riciclarlo e non ci abbiamo quasi una perdita di riciclo zero. Con la plastica, per fare la sciarpa, e mi ricordo che all'epoca venne qui l'AMA, forse qualche consigliere anziano se lo ricorda, ci portò delle sciarpette realizzate con il riciclo della plastica. Oddio, erano leggermente ruvide, davano un po' fastidio sul collo, no? Però non so se per fare la sciarpetta hanno usato circa 30, 40 bottiglie, 50 bottiglie,
però era impraticabile, cioè non si poteva mettere proprio addosso, quindi però era, diciamo, era un'idea per riciclare la plastica. Ma poi ci siamo fermati, siamo andati sulla raccolta differenziata, abbiamo camminato, abbiamo fatto il nostro percorso sulla raccolta differenziata, siamo arrivati adesso, siamo bloccati e ritorniamo l'altra volta con lo smaltimento. Ha detto bene il consigliere Stelitano, una cosa giusta, abbiamo parecchie fontanelle che sono spente, proprio spente, morte da diverso tempo. Il comune tentò nell'altra consigliatura, non so chi è stata questa mente, a mettere i pulsanti per non far erogare l'acqua di continuo, però con quel sistema bloccò anche le cisterne che si autoalimentavano per l'innaffiamento dei giardini. Quindi tornarono in piedi, poi ci furono i furti perché, siccome hanno fatto d'ottone, andavano e sparivano tutti quanti i pulsanti. Pure questo fu un altro percorso che facemmo all'epoca e combattemmo, perché per noi l'uso del pulsante sembrava una stupidaggine per il risparmio dell'acqua. Però ritornando a questo, e concludo, bisogna ritornare in commissione, la commissione competente, perché qui scrivere queste cose su una mozione che ho detto dobbiamo vendere, acquistare l'acqua a costo quasi zero, e invece adesso ci troviamo, ripeto, acqua pubblica che non c'entra niente, referendum che c'entra su una mozione dell'acqua frizzante, non c'entra niente, scusi Schiudiera, sto parlando. E poi ci abbiamo detto lo sfruttamento delle fonti, ciò significa, e mi rivolgo a Cinecittà Bene Comune che si batte, no a Cinecittà, al gruppo SEL, che si batte per l'occupazione, contro i licenziamenti e tutto quanto, votare una mozione dove dice sfruttamento delle fonti, chiudiamo l'Appia, chiudiamo l'Egeria, chiudiamo la San Pietro, chiudiamo Capannelle, chiudiamole tutte, perché così stiamo tutti tranquilli, abbiamo salvato l'ambiente. Per il trasporto ci posso stare, chiudiamo tutti i rifornitori, tutto quanto, perché così non rifornisce più nessuno, quindi i camion li lasciamo tutti quanti nei garage. L'unica cosa è lo smaltimento dei rifiuti, la soluzione sullo smaltimento dei rifiuti c'è sulla plastica, da plastica a vetro o a cartone riciclabile, credo che sia quello il percorso, perché se noi tentiamo di mettere i distributori come sta scritto qua, io prendo per buono questo, mettiamo i distributori per limitare l'uso e il consumo della plastica, lei signori, siete pazzi. Qui avete messo quattro cose, una peggio dell'altra. Quattro cose, non so chi la vota, perché io questa qui, io sinceramente, da solo, non la voto, come Forza Italia. Grazie, consigliere Matrono. Consigliere Giuliano, prego. Grazie, Presidente. Allora, come si dice, l'intervento nasce spontaneo. Perché di fronte a questi interventi che ho ascoltato e di fronte ad un, come si dice, ad un settore che è quello, un tema è quello dell'acqua pubblica, che comunque ha appassionato particolarmente centinaia di migliaia di famiglie, insomma, su questo tema, referendum e quant'altro, che era particolarmente preoccupata la gente che l'acqua diventasse privata, quindi che comunque non ci fosse più il bene pubblico, e infatti adesso nei nuovi nasoni anno 2000, perché sono quelli che sostituiranno quelli in ghisa ovviamente, c'è l'acqua pubblica e l'acqua privata che si paga, quindi siamo arrivati al paradosso, insomma, per difendere un bene poi ci troviamo comunque, no, imprigionati nel nostro stesso meccanismo di chi ne ha fatto una battaglia fondamentale per dire oddio mio, ci stanno privatizzando l'acqua. Ma detto questo, una mozione non si nega a nessuno, caro Presidente del Consiglio, lei lo sa, quindi non mi sembra strano che qualche consigliere possa dire ma una mozione debba passare per forza in commissione. Ci sono mozioni, ogni consigliere ha la possibilità di poter portare al cospetto di quest'Aula degli argomenti in cui tiene, o a cui vuole appunto mettere
diciamo, in formazione un po' tutto il municipio e l'aula, i consiglieri. Certo è che questa non è una mozione normale, cioè, ma non è, caro amico mio, solo politica, questa è una mozione che dà il senso, caro Presidente, della situazione attuale di questo municipio. Cioè, per portare una cosa positiva, alcuni consiglieri, io non voglio, neanche so chi l'ha firmata, ma alcuni consiglieri debbono, capito, in modo carbonaro, fare, capito, una mozione, buttare l'articolo 58 per poterne parlare. Perché? Perché c'è un problema a parlarsi in questo municipio. Allora, diciamo più questo, che è il risultato di questa situazione, di questo atteggiamento. Chiunque dall'altra parte avesse avuto questo tipo di comportamento, io non vado nella persona, vado nell'atto, cioè nel poter comunque comunicare alcune cose, è costretto a dover fare, no, delle cose di nascosto. Quando non era il problema di essere favorevoli o non favorevoli a capire come si possono mettere i famosi nasoni del 2000 sul nostro territorio, ci mancherebbe altro, anche se io sono legato ai vecchi perché sono un simbolo di Roma, ma comunque sia, no? Il tempo va avanti e quindi non ci dobbiamo gioco forza adeguare, ma il fatto che comunque sia, no, non passa perché non si decide come, quando e perché almeno uno, e perché non due per municipio, e perché non tre, visto che siamo il municipio più grosso di Roma. Cioè, sarebbe stato intelligente e carino poterne comunque individuare anche le zone. Dice, beh, ma questa è una mozione di indirizzo, poi si farà tutto il resto. Beh, però se questa è una mozione di indirizzo, si farà tutto il resto, voglio dire, ci sono gli uffici e non penso che gli uffici sono inabilitati a poter capire dove, no, poi eventualmente far atterrare questi nasoni del 2000. Il problema è che, in modo simpatico, quando il collega Stalidano, così gli do un modo di replicare, e dice che questo municipio è sempre stato vicino al popolo, prova con la sua diciamo positività, perché lo conosco da diverso tempo, a dire una cosa carina, che dice, dai, comunque ci siamo sempre interessati, quello che ha detto nel suo contenuto ha un valore, ha un significato, ma che questo centro-sinistra di questo municipio, cioè, mette in evidenza che sia stato vicino al popolo, quando poi hai fatto una battaglia per l'acqua e il tuo assessore oggi col tuo sindaco mette delle macchinette dove tu devi pagare l'acqua, quella addizionata, mi sembra che non c'è niente di differente tra la fonte Appia e Geria o quelle che ci sono, che fanno pagare 6-7 centesimi al litro, ok? Quindi a me questa cosa dal punto di vista politico mi fa impazzire nel senso che dormo uguale la notte, ci mancherebbe altro, ma nel senso mi fa impazzire, mi fa ridere questo dal punto di vista politico, anche perché io dico ai miei colleghi, cioè, noi stiamo qui per fare politica, non per fare i tecnici, oppure per capire effettivamente quale sarà l'andamento, no, fra 30 anni, perché non siamo né statisti, non siamo né tecnici, non siamo né, capito? Siamo gente comune che tende a capire quali possono essere esigenze, va bene? E comunque dire, cercare di dare un'indicazione. Questo dobbiamo fare noi, perché siamo tanti, se no saremmo stati 2-3, siamo 25, perché siamo una rappresentanza editoriale di tante anime, ok, che debbono mettersi insieme. Ma qui sta succedendo tutto, caro Presidente, e concludo, invece che stare insieme e lavorare in un certo modo, si sta facendo tutto il contrario. Perché? Perché non si può più fare politica, va bene? Quindi, se questo, lo dico anche in modo provocatorio, se questo viene percepito, bene, se no non serve neanche fare i consigli e portare una mozione articolo 58 con una valenza, ok? Una mozione non se nega a nessuno, ci mancherebbe altro, ma che una valenza di questo tipo, così in modo velocemente sotterraneo, per poter dare comunque un contributo, si può dare contributo, si può dare bene il contributo. L'aula può dare un contributo, le commissioni possono dare un contributo, però questo è frutto di quello che in questi giorni sta uscendo su tutti i giornali online del municipio e anche a Roma, di una crisi di questo municipio che sembra non avere fine o non ha risposta, perché io non vedo la Presidente lì, non vedo la Giunta, vedo solo l'assessore, come se fosse distante questo problema, non toccasse il quarto piano o non si sta pensando di trovare un modo per risolverlo.
Questo è il preoccupante, non una cosa di questo tipo che porta comunque uno, due, tre macchine delle curatorie dell'acqua nel nostro grande municipio. Intanto, come dice sempre Seritano, così replica due volte, se già aggiustiamo quelle fontanelle che ci sono, già sarebbe qualcosa di positivo, ma questo non accade. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Come gruppo misto io mi voglio augurare, visto tutte le perplessità che ha suscitato questa mozione articolo 58, che venga ripresa e rivista attentamente, in maniera che ognuno di noi possa apportare le modifiche che ritiene giuste. Il consigliere Giuliano forse sbaglia quando dice che non c'è politica, no, c'è e come, questa mozione ne parla chiaro che politica voglia essere, una fuga in avanti di alcuni. Tempo fa io avevo parlato anche della difficoltà, per esempio nell'area Exagra, di che non ci sono proprio per niente fontanelle, perché sono state rotte negli anni e non sono mai state ripristinate. Allora io credo questo, che se vogliamo veramente cominciare a fare qualcosa per i cittadini, bisogna cominciare anche a condividerlo, non solamente un portare avanti delle proposte per mettere un cappello, per far vedere quanti siamo stati bravi e poi alla fine magari evitiamo i problemi seri e non ci occupiamo di risolverli al meglio. Forse i cittadini non è che vogliono, non gli serve al momento il distributore d'acqua, ma avrebbero bisogno di un consiglio che porti avanti atti e problemi concreti nei territori. Grazie. Grazie, non ho nessun altro intervento. Il consigliere Tutini, che ha presentato la mozione, ha diritto di fare un intervento per i chiarimenti. Prego. Grazie Presidente. Allora, parto da ringraziare i miei compagni di avventura del PD, ma sinceramente del soccorso, e lo dico sinceramente e senza ironia, nel senso che gli emendamenti da loro introdotti ci permettono di valorizzare i mercati rionali, ci permettono di inquadrare questa mozione in un percorso che durante la pausa abbiamo condiviso, ci permettono di guardare avanti verso un percorso che vada ad esempio a distributori, a ricettori dei rifiuti che danno il bonus ai cittadini che vanno a lasciare i rifiuti, che sono le cose di cui abbiamo parlato in commissione, ai distributori di latte crudo che impediscono, che evitano tutto il trasporto di latte che deve arrivare dall'est Europa liofilizzato per poi arrivare qua, quando invece c'è tutta l'economia locale che può vivere a chilometro zero. La stessa cosa possiamo fare su tanti altri aspetti che abbiamo citato, quindi io veramente e sinceramente ringrazio sia il consigliere Ciancio sia gli altri che a ciò hanno contribuito, perché hanno inserito questa mozione in un percorso che guarda avanti, ed era il percorso che abbiamo tentato di fare anche in commissione, ma che diciamo che le turbolenze del municipio in parte hanno interrotto. Dopodiché, che è accaduto? Non c'è stata chiaramente nessuna fuga in avanti, perché la sperimentazione è partita, abbiamo detto ok, inseriamoci nella sperimentazione, quindi mozione d'urgenza, inseriamoci nella sperimentazione, molto semplice, molto lineare, proprio perché, come si è detto, questo municipio vorrebbe essere vicino al popolo. Andiamo a vedere cosa comporta. Andiamo a vedere, comporta che le persone, senza dover andare a cercarsi le fonti, che sono importantissime, restano importantissime, ma possono avere alcuni in un territorio che si estende su una grande lunghezza, ci possono essere dei punti, in particolare nei mercati rionali, da valorizzare, dove i cittadini possono andare a chilometro... Ma scusate, per favore... Se vuole fare lei intervento, poi adesso finisco... Per favore... Poi... Si tratta di quei cittadini che già acquistano acqua minerale, spendendo soldi che escono dal circuito monetario locale per andare semplicemente alle multinazionali, che poi
finanziarizzano questo denaro che non ritorna sotto forma di occupazione nel territorio. Allora noi cosa vogliamo fare? Molto semplicemente, in continuità, e qui lo ribadisco, in continuità col referendum che è andato ad abbattere quell'abominio, appena posto, continuo, Presidente. Consigliere Turchino, prego. Scusate, per favore, consigliere. Prego, prego. Io posso attendere. Consigliere Turchino, continui. Proprio in continuità con quel referendum plebiscitato dal popolo italiano che ha decretato la sacralità e la pubblicità dell'acqua, allora noi che cosa diciamo? Invece di andare ad acquistare l'acqua dalle multinazionali, c'è l'acqua già distribuita dal circuito pubblico. Se tu la vuoi mineralizzata, molto semplicemente c'è questo apparecchio che te la mineralizza. I soldi di questo, che costa molto meno delle acque minerali, non ha il trasporto e dunque a chilometro zero, è un circuito già esistente, tornano nelle tasche dei romani, cioè della municipalizzata Acea, e non vanno alle multinazionali. Quindi si tratta proprio esattamente di contrastare la privatizzazione dell'acqua. Tu ti trovi a privatizzare quando i tuoi beni non li hai valorizzati, ovvero... Ovvero quando tu hai permesso che i tuoi beni vadano in malora, come accade normalmente ed è accaduto in varie fasi dello Stato italiano, poi questi beni vengono privatizzati e svenduti. Questa è la privatizzazione, distruggere un valore per poi regalarlo ai privati. Invece qui si crea un valore su ciò che è pubblico. Quindi è esattamente il contrario di ciò che è stato definito. Quindi è una scelta popolare che porta soldi nelle tasche del Comune di Roma attraverso le municipalizzate, che porta soldi nelle tasche dei cittadini, che evita inquinamenti e spostamenti, che non toglie nulla alle fonti esistenti sul territorio. Questo è importante, lo dico. Non toglie nulla perché? Per il semplice fatto che la mozione prevede che il posizionamento non vada a interferire con le fonti già esistenti. Che significa? Che non lo metterò vicino alle fonti già esistenti, ma consentirò ai cittadini che ne sono lontani e che andrebbero invece al supermercato a comprarsi l'acqua. Consigliere Tutino, ti fai chiudere. Sarò rapidissimo. A quei cittadini che non andrebbero a quelle fonti di acqua locale, ma che andrebbero al supermercato a comprarsi l'acqua che viene dalle Alpi in maniera assurda e che è stata trasportata su gomma inquinando e che poi deve essere smaltita sotto forma di plastica e magari bruciata negli inceneritori, a questo punto consentirò ai cittadini un risparmio di tempo, un risparmio di denaro, alla città un guadagno in... Un attimo solo. Consigliere Tutino, chiedo un po' di silenzio, però consigliere Tutino, per favore, vada alla conclusione. Io ci provo, ma non è facile. Sì, però il tempo siamo già oltre. Okay. Prego. Dunque, porta vantaggi a tutto il sistema, tranne alle multinazionali. Allora, veramente, ringrazio in questo, lo ribadisco, il consigliere Ciancio, il Partito Democratico, del contributo che hanno fornito, e in ciò spero che questo diventi l'inizio di un percorso comune sul latte crudo. Se mi viene detto lo potete prima, ma sono alcuni mesi che parlo di queste cose, ma sono dispostissimo a ricominciare a parlarne. Grazie consigliere Tutino, grazie. Allora, abbiamo chiuso la discussione, mi dispiace consigliere Ciancio. Presidente, c'è pure lui. Non credo che l'abbia offesa però. Scusate, andiamo alla dichiarazione di voto. Allora, andiamo alla dichiarazione di voto. No, la discussione generale è chiusa. Quando? Per favore. Allora, c'è stato l'ultimo intervento della consigliera Lenci. Io gli ho detto, non ci sono più richieste di intervento, passiamo dalla parola al consigliere Tutino perché ha diritto, presentatore della mozione, ha diritto a un intervento. Io non c'avevo nessun altro intervento, prima del consigliere Tutino. Quindi adesso passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, ci sono le dichiarazioni di voto? Sì, ma dove parti subito?
Allora, consigliere Cadore per Forza Italia, prego. Sempre. Io non faccio interventi lunghi come fanno tanti altri, ma mi sembra di percepire in questa la mia dichiarazione di voto, sono 3 minuti se non vado errato, parlo per 1 minuto. Mi sembra che in questo tipo di procedimento che si sta attuando sia una guerra alle multinazionali. E facciamogliela la guerra. Nessuno è contrario a non fare guerre alle multinazionali, perché stanno sfruttando il sottosuolo, stanno sfruttando tante altre cose. Però mi veniva nella mente una certa cosa, e già lo vedo. Io molte volte faccio pure il veggente. Installiamo una macchinetta di questo genere e vedo già la fila delle vecchiette o delle persone sui marciapiedi con dei carrelli per mettere quest'acqua. Ma quindi spostiamo capannelle, spostiamo l'acqua egeria, la spostiamo nel territorio consolidato. Qual è il problema? Lo vogliamo spostare? Spostiamolo, togliamo pure però le fonti che ci sono. Io vado a Capannelle, tanto bello, mi trovo tranquillo, dice c'hai tempo di farlo. Sono pensionato, lo faccio, e lo faccio ben volentieri. Ma comunque mi trova contrario, naturalmente, a questa installazione. Se fossero, diciamo, in numero abbastanza considerevole per il territorio, per carità, installiamole, ma allora sarebbe pure opportuno dare degli incentivi, visto che non ci sono poi i fondi, ad ogni famiglia, e c'è una specie di che mi è stato anche proposto, che si mette nelle fontanelle dell'abitazione e eroga l'acqua minerale. Ma quei cosi, che contenuti? Quindi qual è il problema? Anziché sta a fare tutta sta polemica, se spendono 20 o 30 euro e se mette dentro casa questa specie di recipiente che sta sotto al lavandino, per cui non vedo tutta questa problematica che sta venendo fuori per installare una macchinetta in una ipotetica zona che tutti questi cittadini di questo comprensorio se devono recare magari con i carrelli e andare con le bottiglie a mettere quest'acqua che metterebbe la CEA. Tutta questa, diciamo, non la vedo questa necessità, per cui noi siamo, come gruppo, siamo contrari a questa proposta. Grazie. Grazie consigliere Catone. Consigliere Giuliano del Fratello d'Italia, prego, 3 minuti. Grazie Presidente. Allora, è evidente che qualcosa non torna, no? Non quadra. Ora, se la CEA è stata spronata, obbligata, non lo so quale termine usare, per poter impiantare queste nuove strutture, beh, qualcosa mi lascia, non mi è chiaro, e mi lascia un po' perplesso. Anche perché se l'acqua che viene, queste macchine che vengono installate, l'acqua è gratuita, quindi dobbiamo solo fare un rinnovamento, potrebbe essere un rinnovamento delle vecchie fontanelle. Ma se poi vicino c'è quindi anche l'erogazione dell'acqua comunque a pagamento, c'è qualcosa che non quadra. Stiamo cambiando quello che era, diciamo, lo status quo di una città di Roma che nelle fontanelle aveva, insomma, il suo diciamo riferimento, quindi il suo simbolo. Quindi se poi entriamo nel campo del fatto del pagamento, dell'erogazione a pagamento, quindi poi cadono, come ho detto prima, un po' tanti riferimenti, per cui se facciamo, capito, la battaglia di referendum sull'acqua pubblica, poi qualcuno non l'ha privatizzata perché per poter migliorare tutte le condutture, tutti gli acquedotti, questo non era possibile, no? Sempre pubblica rimaneva, però poi dopo oggi comunque la stessa CEA te la fa pagare, quindi tramite poi l'amministrazione, perché Masini, ripeto, l'assessore Masini si sta facendo vedere forse lo noteremo per circa 100 volte, perché ne metteranno 100 di questi su Roma. Per cui
No, questo è il ragionamento. A prescindere che il nostro territorio, e chiudo Presidente, a prescindere che il nostro territorio comunque è fortunato, quindi dal punto di vista di sorgenti, e quindi questo può essere solo che un valore aggiunto, per l'amor di Dio, il fatto è che o decidiamo che ci sia una sostituzione del simbolo della regolazione dell'acqua pubblica, oppure se andiamo su un fatto di questo tipo, quindi anche con l'acqua a pagamento, allora entriamo in un altro settore, un altro campo. Per cui se in questo caso Fratelli d'Italia non si trova, va bene? Ma non perché è stata portata una mozione articolo 58, per l'amor di Dio, è stato fatto di peggio qui dentro, ok? Ma perché comunque non rispecchia e risponde al quesito che poi una gran parte del centro-sinistra, e non solo, ha fatto una battaglia per l'acqua pubblica, e qui sembra poi non essere questo il risultato, cioè c'è un mischiume che non rende bene l'idea, non rende merito a chi ovviamente si è dedicato, ha fatto una battaglia per lo sviluppo dell'acqua pubblica. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente. Avrei voluto che i ringraziamenti del consigliere Tudino fossero stati fatti prima. Il contributo che dà e richiede al mio gruppo magari poteva chiederlo prima. E, come dire, per l'alto senso che abbiamo di alcuni problemi sicuramente non ci sottraiamo agli impegni presi, per cui il consigliere Giuliano, prego, per favore. Prego, consigliere Ciancio. Avrei preferito che si risparmiasse le parole della degustazione dei tiramisù e degli attacchi che abbiamo ricevuto gratuitamente, perché c'ho pure il diabete e quindi non mangio dolci. Quindi il consigliere Tudino, che fa ringraziamenti a intermittenza, facesse conto di chi e qual è la maggioranza responsabile di questo municipio. C'ho 3 minuti. C'ho 3 minuti per dirlo. Tutto io, per favore, chi è che? Scusate. Allora, consigliere Ciancio, per favore, vada avanti. Io mi auguro che l'argomento possa essere d'ora in poi discusso, per quanto possa essere un seme d'inizio, ma già il Comune ha preso degli impegni per quanto riguarda l'installazione degli unici 2 ITAC o DTH, come si chiamano, dei distributori di acqua, che non sono quelli nei contenitori alla New Jersey, sono contenitori che hanno pure un impatto ambientale abbastanza notevole. Per favore, siamo in dichiarazione del consigliere Giuliano. È meglio io di lei, per favore. Per favore, siamo in dichiarazione. Per favore, no. Non lo permetto. Va bene? Consigliere Ciancio, prego. Grazie, non sono passati 3 minuti, per cui ancora ho il tempo per la nostra dichiarazione di voto, che naturalmente, visto che abbiamo fatto le 2 aggiunte all'ordine del giorno, come gruppo, per essere coerenti con quello che ci siamo detti nella stanza del gruppo PD, rispettiamo, perché il PD è un partito che rispetta gli impegni sempre. Anzi, stiamo aspettando qualcuno che dovrebbe assolutamente darci conto di tante cose in questo territorio, per cui il voto sarà della maggioranza del PD. Naturalmente non posso rispondere dei consiglieri che non partecipano alle riunioni di gruppo, e di votare in attesa di discutere tale argomento sulle installazioni, sulla puntualità di quanto ci verrà dato dalla CEA, in una commissione urgente che dovrà essere fatta velocemente, chiamando anche in causa la CEA e chi è il responsabile dei 2 che dovranno inserire, ma io mi auguro che possano essere di più e installati nei punti giusti. Questo è il voto, grazie. Grazie, consigliere Laddaga.
Grazie Presidente. Io comincio a pensare di essere troppo ingenuo, troppo stupido per stare in quest'Aula e per occupare questo ruolo, perché ho sentito cose questa mattina che secondo me sono fuori dalla grazia di Dio. E... per favore, per consigliere Madonna, per favore. Per favore, consigliere Daga, prego. C'è stato detto che quello che abbiamo presentato era una cazzata, e mi scuso per la volgarità, ma cito testualmente, c'è stato detto... Queste parole non andrebbero neanche ripetute, c'è stato detto, prego, che siamo... Ho richiamato il consigliere prima, credo che sarebbe inopportuno ripeterle. C'è stato detto che siamo dei matti, c'è stato detto che ci sono altri modi per arrivare al risparmio di plastica, di rifiuti, ma non mi sembra che su questa mozione... Nell'intestazione c'è scritto unico modo ed unica procedura di risparmio dei rifiuti e unico atto che si voterà nel settimo municipio sull'acqua. Quindi non è questo di cui stiamo parlando. Abbiamo cercato il giorno prima del consiglio con il consigliere Tutino, come facciamo ovviamente quotidianamente, ci siamo sentiti, avevamo letto di questa notizia, di queste nuove installazioni, ci sembrava un peccato che non fossimo inclusi. Abbiamo preparato questa mozione da portare velocemente e il giorno del consiglio, come il consigliere Tutino fa sempre, abbiamo chiesto a chi volesse firmarla, parlando anche con altri capigruppi di altri gruppi, quindi non c'era nessuna fuga in avanti, non c'era nessuna voglia di fare un gruppo che facesse chissà cosa, c'era voglia di sollecitare un argomento che ci sembrava importante e che fosse condiviso da più persone possibili. Questo era quello che abbiamo fatto. In aula abbiamo votato articoli ex 58 su delle cose, ripeto, programmatiche. Ricordo che a luglio abbiamo votato la chiusura di una strada con un articolo 58. Nessuno ha detto che se ne doveva parlare in commissione, nessuno ha detto che si dovevano fare altre cose e noi l'abbiamo votata perché abbiamo condiviso l'importanza dell'argomento, pur senza essere stati informati il giorno prima, senza aver contribuito alla stesura di quell'atto, l'abbiamo fatto. Quindi pensiamo che ci sia un modo di lavorare condiviso e ci siano anche cose che uno ritiene urgenti e che possa portare il giorno stesso del consiglio, così come è stato fatto, aprendolo a chiunque vuole farsi partecipi di quell'atto. Ecco perché voteremo favorevolmente su questa mozione ed ecco perché ovviamente come proponenti ci sentiamo di ringraziare chiunque vorrà partecipare favorevolmente a questo voto su una cosa che insomma non pensavamo sarebbe divenuta una questione di interesse nazionale. Grazie. Grazie consigliere Valdaga. Altre dichiarazioni di voto? In difformità dal gruppo? Assolutamente sì. Prego, consigliere Sterigliano. Tanto ormai siamo abituati che il gruppo del Partito Democratico un giorno vota in un modo, qualcuno in un altro. Io, la mia coscienza, quando torno a casa, voglio dire di essere stanco contento. E la mattina soprattutto mi sveglia tutte le mattine mia moglie. E perciò capite che sto tranquillo se il Partito Democratico si allinea per dei meccanismi, degli equilibri, delle cose, io sinceramente non accetto queste imposizioni. Articolo 58 su queste cose dell'acqua. A Romanina, caro Presidente, è stato bloccato tutto un quartiere. Stamattina avrei voluto che qualche consigliere facesse una mozione per dire articolo 58, perché, per come, per quando, dopo 25 anni quel territorio ancora non è acquisito a patrimonio comunale. Ci sono 4-6 facoltà, ci sono 44.000 studenti che la mattina per andare nella facoltà devono fare questa in articolo 58. No, il giocattolino di Acea. L'ACEA dovrebbe intervenire, caro Presidente, nel risolvere... quando lei apre il suo rubinetto esce terra, questo è un vero problema, non mettere una cosa. Perciò io, e non mi dilungo, non faccio polemiche con alcune persone che non sono neanche degne di essere citate. Perciò io voterò contro questa mozione, perché non la ritengo... che ha fatto tutti i passaggi, due presidenti di commissione autorevoli, avesse fatta Carlone, Madronola, che non conta poco e niente. Scusate, faccia la dichiarazione di voto, per favore, senza fare riferimento ad altri consiglieri, per favore, perciò io sono contrario. D'accordo, grazie. Consigliere Benassi, prego.
Sì, grazie Presidente, colleghe e colleghi, consiglieri, giunta. Dunque, il voto di Sinistra Ecologia e Libertà ovviamente è favorevole. Io sono molto amareggiato per alcune osservazioni che sono arrivate nell'indirizzo dei proponenti di questa mozione, tra cui ci sono anch'io, e devo ammettere che non vedo l'ora mai quanto oggi lasciare quest'Aula. Grazie. Grazie, consigliere Brazzi. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? È contrario? Chi si astiene? È approvata con 16 voti a favore e 13 voti a favore e 3 contrari. Grazie.